Oggetto numero 15. Percorso di assistenza a pazienti con postumi Covid a breve. Do la parola al consigliere Bori. Prego, consigliere. Grazie Presidente, il tema è un tema molto rilevante, chiederei un po' di attenzione anche dell'Aula. Riguarda il percorso assistenziale per i pazienti con postumi da Covid a breve, medio e lungo termine. La sindrome si chiama sindrome long Covid. Come avrete visto, numerosi studi scientifici hanno evidenziato che gli esiti da Covid-19 non sono solamente in acuto, ma sono anche di lungo termine, nel breve, medio e lungo termine. La maggioranza di coloro che hanno contratto il virus, l'80%, presentano questi sintomi, in particolare se hanno avuto necessità di terapie più impegnative. In recenti studi questo viene evidenziato come un problema al pari di tanti esiti di patologie infettive e infiammatorie che noi conosciamo da decenni e da secoli. Ora, la comunità scientifica invita non solo a curare e prendersi cura con una diagnosi precoce, un percorso per le terapie, un'assistenza durante la fase acuta del Covid, ma invita soprattutto a monitorare nel lungo periodo gli esiti, che ancora per noi sono sconosciuti, e a effettuare delle riabilitazioni efficaci. Risultano infatti, non solo a livello polmonare, ma principalmente a livello polmonare, alterazioni funzionali della respirazione, anche con segni diffusi di fibrosi polmonare. Nei centri che per primi sono stati colpiti da questa patologia, penso a Pavia, a Magenta e a tante altre realtà diffuse, si sono sperimentati da subito dei percorsi di riabilitazione, assistenza e controlli continui. Nel aprile-maggio scorso il Policlinico Universitario Gemelli ha condotto una ricerca specifica su questo, evidenziando come ci possono essere effetti i più differenti, i più disparati tra di loro, non solo polmonari, ma anche oltre i sintomi tipici, anche a livello di dolore articolare, cefalea permanente, perdita di gusto e olfatto che rimane, l'insonnia che caratterizza alcune di queste persone che hanno avuto il Covid. Quindi in tutto questo, insieme anche all'IRCCS Policlinico San Matteo, che ha fatto una verifica con dei mezzi strumentali, TAC toracica, ecografie e quant'altro, c'è il forte invito della comunità medico-scientifica a pensare questi percorsi per il long Covid. La nostra interrogazione riguarda proprio cosa si sta facendo in Umbria. Noi riteniamo che sia necessario non solo avere una diagnosi precoce, una terapia efficace, dei percorsi di assistenza, ma sia necessaria una riabilitazione post-infezione e una verifica periodica per chi presenta questa sindrome. Sarà una nuova frontiera e una sfida per la sanità del domani. Quindi noi chiediamo un attento follow-up. Riteniamo che la sanità umbra, che è sempre stata all'avanguardia, si debba fare carico di questa nuova patologia fino a poco tempo fa sconosciuta e dei suoi esiti nel breve, nel medio e nel lungo termine. Questa è l'interrogazione che riguarda dei protocolli, dei percorsi e delle strutture e dei servizi dedicati ai pazienti per il post-Covid. Prego, Assessore. Sì, grazie Presidente. La sintomatologia clinica di presentazione della malattia Covid-19 la conosciamo, ormai è ben definita: febbre dall'83 al 99% dei casi, tosse dal 59 all'82% e altre situazioni, altre sintomatologie che definiscono chiaramente questa patologia. La presenza di tale sintomatologia
nonché la presenza di patologie preesistenti, l'età del paziente condizionano l'evoluzione del quadro clinico, la malattia media di severità, modesta severità e malattia severa. In tali pazienti, in particolare in coloro che sono andati incontro alla prolungata ospedalizzazione e ad uso esteso di farmaci immunomodulatori, a ricoveri in terapia intensiva e o assistenza ventilatoria invasiva e non, possono residuare postumi o complicanze di cui ancora non si hanno sufficienti dati a disposizione. Ciò comporta la necessità di procedere a un monitoraggio longitudinale nel tempo e alla fine di comprendere quali saranno gli effetti a medio e lungo termine dell'infezione, le evoluzioni cliniche e l'impatto sia sul profilo fisico che psicologico del paziente. La popolazione positiva all'infezione da SARS-CoV-2, vista l'eterogeneità dei quadri clinici di presentazione, ha visto il coinvolgimento per la presa in carico di diversi professionisti ed ambiti assistenziali, territorio ospedaliere, strutture assistenziali intermedie, eccetera. Alla luce di quanto suddetto, è stato realizzato il documento relativo alle indicazioni utili ad orientare i percorsi di follow-up diagnostico-terapeutico dedicati ai pazienti con pregressa infezione da SARS-CoV-2, con esiti di malattia e in cui intervengono a specificare sia le modalità di accesso alla fase iniziale del percorso di follow-up relativamente alla valutazione clinica e diagnostico strumentale di primo livello, che la parte relativa alle procedure diagnostico-laboratoristiche di secondo livello secondo le specifiche branche specialistiche. Tali indicazioni dovranno vedere il coinvolgimento per la loro implementazione, visti i diversi ambiti assistenziali, sia di medici di medicina generale piuttosto che di pediatri di libera scelta, che del personale medico delle varie strutture, nelle loro articolazioni, a cui sono afferenti i pazienti in regime di ricovero. L'implementazione operativa delle singole aziende di queste indicazioni terrà conto anche dell'organizzazione e delle risorse disponibili a livello locale, correlate alla diversa numerosità di pazienti che necessitano di una presa in carico e dalla diversa disponibilità di attrezzature per la diagnostica di primo e secondo livello. La concreta realizzazione del percorso di follow-up prevede una iniziale rivalutazione clinica o intervista telefonica dei pazienti, sia gestiti a livello domiciliare che in regime di ricovero, al fine di verificare la presenza dei postumi clinici funzionali da Covid-19, sul cui esito il medico valuterà l'opportunità di attivare un percorso di monitoraggio nel tempo, seguendo le indicazioni di tempistica riportate dalla letteratura di 1, 6, 12 mesi, salvo diversa valutazione medica. Tutto ciò detto, tale programma vedrà la presa in carico delle sottoriportate categorie, quindi pazienti con pregresso Covid in dimissione da strutture ospedaliere, pazienti con pregresso Covid già dimesse da strutture ospedaliere, pazienti con pregresso Covid assistiti sul territorio a domicilio. Il documento realizzato specifica in modo particolareggiato i criteri di valutazione e di ingresso in follow-up, nonché i criteri di approfondimento specialistico. Riteniamo che questo sia un documento importante, un documento che dovrà essere attivato il più velocemente possibile proprio per dare assistenza a questi pazienti, in considerazione del fatto, ormai lo sappiamo tutti, che purtroppo la patologia Covid non finisce una volta usciti dalla terapia intensiva piuttosto che guariti ai sensi del tampone negativo, ma purtroppo a queste code, come dire, patologiche che si possono riscontrare in parecchie situazioni polmonari piuttosto che psicologiche, piuttosto che in altre situazioni, quindi hanno bisogno delle varie riabilitazioni ben definite. Grazie. Grazie Assessore, prego Consigliere Bori. Guardi Assessore, l'invito è ad attuare nel più breve tempo possibile i protocolli, riorganizzare i servizi, pensare a delle strutture dedicate per questa sindrome long covid che ha degli effetti nel breve, medio e lungo termine. Lo dico perché noi confondiamo spesso la cura con la guarigione,
noi stiamo curando tutti i pazienti, non è detto che la guarigione sia automatica. Si riscontrano dei forti sintomi a livello fisico, organico, affaticamento, difficoltà respiratorie, dolori diffusi e potrei andare avanti. Si riscontrano anche delle difficoltà, quella che viene descritta come nebbia da Covid, cioè la difficoltà nella concentrazione, nel riprendere le attività quotidiane, e si manifestano anche, purtroppo, dei forti effetti psicologici. E anche quello della salute mentale deve essere un tema di cui voi vi fate carico, di cui noi ci facciamo carico, perché non c'è benessere fisico senza benessere psicologico. Per cui sulla salute mentale, in particolare dagli effetti di pandemia, ma soprattutto per chi ha contratto il Covid, è necessario affrontarla. Io ricordo che i percorsi sono molto diversi. C'è chi esce dalle terapie intensive e ha una serie di esiti, c'è chi viene ricoverato nei reparti e ha una serie di esiti, ma c'è anche chi, pur affrontando la patologia in casa propria, assistita dalla medicina territoriale, poi manifesta delle grosse difficoltà nella ripresa della vita quotidiana. Per questo è necessario, siccome questa sarà la nuova frontiera della medicina in acuto e in cronico al momento, purtroppo, è necessario affrontarli con grande attenzione, affrontare questo tema ripensando i servizi e potenziandoli. Se serve del personale dedicato, va trovato. Se servono delle strutture dedicate, va trovato. Grazie. Passiamo all'oggetto numero 18, situazione mobilità passiva sanitaria nella regione Umbria. Interroganti, consiglieri Peppucci, Pastorelli, Carissimi, Fioroni e Rondini. Risponde l'assessore Coletto. Prego, consigliere Peppucci. Grazie, Presidente. Questa interrogazione, assessore, nasce per fare chiarezza e per porre l'attenzione su una questione di cui se ne parla molto, che fa riferimento alla mobilità passiva. Come sappiamo, appunto, la mobilità attiva identifica le prestazioni sanitarie offerte ai cittadini non residenti nella nostra regione, quindi fa riferimento alle persone che da altre regioni decidono di usufruire del nostro servizio sanitario. E perciò la mobilità attiva esprime l'attrattività di una regione per quanto riguarda le prestazioni sanitarie. Invece la mobilità passiva identifica le prestazioni sanitarie erogate ai cittadini al di fuori della regione di residenza e perciò fa riferimento alle persone che dalla nostra regione si spostano per usufruire di prestazioni sanitarie di altre regioni. I dati sulla mobilità vengono poi scambiati tra le regioni annualmente e vengono poi riutilizzati in sede di riparto del Fondo Sanitario Regionale, Fondo Sanitario Nazionale. E la mobilità attiva, sinteticamente parlando, fa riferimento ai fondi in entrata per una regione per coprire i costi con cui si sono garantite le prestazioni sanitarie ai pazienti di altre regioni e viceversa la mobilità passiva riguarda invece l'invio di fondi che corrispondono ai costi per ripagare le altre regioni o dei servizi che hanno messo a disposizione per curare i pazienti in uscita. Dal punto di vista sanitario, la mobilità attiva è una fonte di credito, mentre invece quella passiva è una fonte di debito. Guardando comunque la Regione Umbria, è evidente che dal 2014, assessore, la mobilità attiva è gradualmente diminuita, abbiamo assistito a un aumento della mobilità passiva. Un percorso graduale, ma comunque netto, che ha visto la nostra regione passare da un saldo positivo tra le due mobilità di 20 milioni ad un saldo negativo di circa 3 milioni di euro. Il tutto poi in pochissimi anni. E è allo stesso modo evidente che molti umbri da anni decidono, anche prima del 2014 già se ne parlava, decidono di spostarsi in altre regioni, in particolar modo in Toscana, per specifiche prestazioni sanitarie.
Ed è chiaro, Assessore, che le scelte prese dalla Regione in ambito sanitario in questo caso sono e sono anche state fondamentali. Per prima cosa è necessario agire per evitare la fuga fuori Regione e quindi ridurre gli umbri che decidono di curarsi altrove attraverso un'offerta sanitaria conforme alle esigenze dei cittadini. Inoltre, la sanità umbra deve essere competitiva e anche, insomma, rispetto alle altre regioni, attrattiva allo stesso tempo. Per questo, Assessore, interroghiamo la Giunta regionale per conoscere quali sia il numero degli utenti interessati dalla mobilità passiva nella Regione Umbria, il trend negli ultimi anni per i singoli servizi sanitari, quali sono i servizi sanitari maggiormente coinvolti dalla mobilità passiva e quali azioni si prevedono di intraprendere per ridurre appunto questa mobilità. Grazie. Grazie consigliere, prego assessore. Grazie Presidente. Allora, con i dati che siamo riusciti, abbiamo raccolto per ricostruire quello che è stato il percorso purtroppo negativo di questa mobilità, abbiamo riportato il trend dal 2010 al 2019 del numero dei pazienti e del fatturato e della mobilità sanitaria passiva della Regione dell'Umbria, suddiviso per tipologia, quindi le varie prestazioni ospedaliere, il day hospital, medicina generale, specialistica ambulatoriale, farmaceutica, cure termali e la somministrazione diretta di farmaci, trasporti con ambulanza e del soccorso, quindi tutto quanto è complesso. È risultato che dal 2010 al 2019 la mobilità passiva ha subito un incremento in termini di fatturato di 10,6 milioni, passando da 86,2 milioni a 96,8 milioni, pari al 12,2%. Il fatturato della mobilità attiva, invece, ha subito un decremento a partire dal 2014 di oltre 108 milioni, con una diminuzione nel 2019 di 93,4 milioni, pari al 14% rispetto al 2014. Pertanto, a partire dal 2014, mentre la mobilità attiva subisce un decremento, quella passiva aumenta. Da ciò deriva che dal saldo positivo di oltre 20 milioni del 2014, perché c'era un saldo positivo effettivamente, dove la sanità umbra era assolutamente apprezzata e creava mobilità attiva, nel 2018 si ottiene il primo saldo negativo di oltre 1 milione di euro. L'andamento è confermato anche nel 2019, in cui si registra un saldo negativo di 3,3 milioni. Le attività maggiormente interessate dalla mobilità passiva sono i ricoveri, oltre il 70%, la specialistica ambulatoriale, 15%, la somministrazione diretta di farmaci, che vale l'8%, come si evince dalle varie tabelle, dai vari dati che abbiamo ricostruito, che segue nella relativa tabella appunto che ricostruisce i dati del 2019. Complessivamente le attività suddette costituiscono le tre citate, quindi farmaci, quindi ricoveri, quindi la specialistica ambulatoriale, costituiscono il 95% del totale della mobilità passiva. È evidente pertanto che il saldo negativo di mobilità è il risultato delle scelte operate dalle varie amministrazioni regionali nel corso degli ultimi anni. Il Libro Bianco ha evidenziato le principali categorie di ricovero per le quali i pazienti umbri si spostano per cure in altre regioni. Come dettaglio abbiamo appunto compilato una tabella che parla appunto di ortopedia, di sistema cardiovascolare chirurgico, di protesi ortopediche all'anca e al ginocchio, di oncologia chirurgica, di riabilitazione lungodegenza ed altri piccoli rivoli. La causa della fuga dei cittadini fuori regione è rappresentata anche dall'insufficiente attrattività del servizio sanitario umbro verso i professionisti sempre più orientati a prestare la propria attività nelle altre realtà regionali o in ambito privato. Nel piano sociosanitario, tutti quanti insieme, questo Consiglio sicuramente riuscirà a ricostruire quello che è un percorso
per ridefinire l'attrattività e ricostruire quella che è una mobilità, che è stata una mobilità attiva importante per i prossimi anni. Quindi la programmazione sarà sicuramente a breve nelle mani di questo Consiglio e provvederà a definire le linee strategiche per ricostruire una mobilità attiva che tutti i cittadini umbri si meritano. Grazie. Grazie Assessore, prego Consigliere Peppucci. Grazie Presidente, grazie Assessore per il quadro che ci ha fornito. Certo è che se in così poco tempo abbiamo assistito ad un cambio così veloce tra mobilità attiva e mobilità passiva, probabilmente sicuramente hanno inciso le scelte che sono state assunte nel corso del tempo, scelte di certo sbagliate che poi si manifestano con i dati che abbiamo oggi, scelte che non hanno portato la nostra regione ad essere competitiva, attrattiva, e sicuramente non scelte su servizi che chiaramente evidenziavano delle già da anni delle criticità. Quindi bene Assessore che si possa iniziare a pensare ad un cambio di rotta anche tramite questo nuovo piano sanitario regionale per far sì che la nostra regione torni ad essere competitiva. Grazie.